È stato ancora una volta un successo il Capodanno ad Alghero, tante manifestazioni che hanno raccolto un pubblico numeroso nei vari appuntamenti dedicati a tutti. Per la notte del 31 in particolare grande apprezzamento per lo spettacolo pirotecnico, soddisfazione anche da parte del commissario straordinario Casula. Ecco nel nostro telegiornale il primo bambino nato ad Alghero e i numeri dei bambini venuti alla luce nel reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale civile. Per quanto riguarda la sicurezza e interventi dei vigili del fuoco anche per il forte vento di venerdì scorso e il report del pronto soccorso. E scontro sui fondi che spettano la facoltà di architettura, botta e risposta tra il sindaco uscente Marco Ted e l'onorevole Mario Bruno. Il primo ha accusato il secondo di immobilismo, ma come detto dall'assessore Emilia, i soldi devono giungere dall'Università di Sassari. Ben ritrovati e un augurio di un buon anno nuovo a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Come avete sentito dal nostro sommario, è stato ancora una volta un successo il Capodanno ad Alghero. Tante manifestazioni che hanno raccolto un pubblico numeroso nei vari appuntamenti dedicati a tutti per la notte del 31, in particolare grande apprezzamento per lo spettacolo pirotecnico, soddisfazione anche da parte del commissario straordinario Casula, che ringrazia anche tutte le organizzazioni che hanno partecipato alle manifestazioni predisposte dalla Fondazione Mette e dal Consorzio Alghero in Centro. Il Cadean all'Alghè non delude le attese, seppur parzialmente condizionato dal meteo avverso che nella giornata del 30 ha costretto l'organizzazione a sospendere i concerti di Siki Tiki Serrata Pignata, che saranno comunque proposti nei mesi prossimi. I primi freschi del contratto con la Sugar di Caterina Caselli saranno di nuovo ad Alghero sicuramente nel fine settimana di Pasqua, con anche l'aggiunta di un ulteriore guest nazionale. Tornando alla serata di San Silvestro, come detto, questa ha ampiamente ripagato cittadini e turisti che in diverse migliaia hanno affollato l'area portuale per seguire gli spettacoli e brindare al nuovo anno. Molto apprezzato dal pubblico presente al porto, lo show di Pino e gli Anticorpi, il gruppo di cabaret sassarese che sta riscuotendo tanto successo in campo nazionale per la partecipazione al programma d'Italia 1 Colorado. Diversi gli sketch proposti, tra cui l'esilerante Cane Fuffi. E guardi qua, guardate, Allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all'insù per l'atteso spettacolo pirotecnico, mezz'ora di fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno il cielo della Riviera del Corallo e non deluso le attese di grandi e piccoli. Il tripudio di auguri e brindisi di rito per l'arrivo del nuovo anno sotto il cielo illuminato dai fuochi, la notte è proseguita con il concerto dei Funky. La loro dance music ha fatto ballare tutti, trasformando la banchina dogana del porto di Alghero in una sorta di discoteca a cielo aperto. Riuscitissima anche l'arrostita di vitello realizzata dall'Associazione Caval Marì nello spazio antistante il Parco Manno. Gli eventi organizzati dal Comune di Alghero con la Fondazione Meta e il Centro Commerciale e Naturale Alghero in Centro sono proseguiti poi il giorno del 1 gennaio con il concerto di Francesco Baccini, che ha reso omaggio a Luigi Tenco, e continuano fino all'Epifania con diversi eventi, tra cui la Marathon Alghero 2012. E sul Cadean, come detto, c'è da registrare l'intervento del commissario straordinario, ingegner Casula, che ha commentato con favore un successo derivato dall'azzeccata scelta di predisporre un calendario di eventi che propone tante iniziative per tutti i gusti e soprattutto non concentrate solo per il fine anno. È da apprezzare inoltre la sinergia con i privati, che ha contribuito in maniera eccellente alla riuscita della manifestazione. Sicuramente, ha detto ancora, Alghero ha una peculiarità che altri centri della Sardegna non hanno e che affascina in maniera particolare il suo centro storico, che fa da scenografia ineguagliabile agli eventi. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, dipendenti comunali e delle diverse organizzazioni, forze dell'ordine e volontari che hanno lavorato alla riuscita sotto tutti i punti di vista, compreso quello della sicurezza della notte di San Silvestro, ha concluso.
ed è stata una notte di gran lavoro per il pronto soccorso di Alghero nella notte a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Ben 109 le persone che sono giunte nella sala d'attesa della struttura di via Don Minzoni, tra queste 5 per problemi dovuti all'alcol e un ustione da petardo. È stata una notte impegnativa quella a cavallo tra il vecchio e nuovo anno al pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero. Ben 109 le persone giunte nella sala d'attesa della struttura di via Don Minzoni nella notte tra il 31 dicembre 2011 e il 1 gennaio del 2012. Tra queste, 5 per abuso di sostanze alcoliche e un ferito con un ustione da petardo alla mano sinistra. L'azienda sanitaria locale fa sapere che non si segnalano tuttavia casi particolarmente gravi. La dimostrazione è anche il fatto che non è stato registrato alcun codice rosso. Sono stati invece 24 i codici gialli, 81 quelli verdi, 3 i bianchi e 1 nero, un anziano giunto purtroppo senza vita al pronto soccorso. Per 79 pazienti, 10 dei quali registrati in ingresso con il codice giallo, 66 verde, 3 bianco, dopo le cure al pronto soccorso algherese, i medici hanno disposto le dimissioni. Per altri 15, 10 arrivati con codice giallo e 5 con il verde, si è reso invece necessario ricovero in ospedale. Tra i vari casi, in 5 hanno rifiutato il ricovero, mentre 3, tutti con codice verde, sono stati trasferiti ad altra struttura. Il bel bimbo che stiamo per mostrarvi si chiama Raffaele Ortu ed è il primo nato del nuovo anno all'ospedale di Alghero. È venuto alla luce con taglio cesareo alle ore 2:34 della notte di Capodanno. I suoi genitori sono di Sassari, un bel maschietto come vedete di 3 kg e 750 grammi. La neomamma e il bambino al momento sono ancora ricoverati e stanno bene. Anche l'ultimo nato del 2011 è un maschietto venuto al mondo il 30 dicembre alle 21:45 con taglio cesareo. Ha pesato 2 kg e 530 grammi. Al momento sono 4 le culle nel nido del reparto di ginecologia ostetricia diretto dal dottor Giovanni Urru. Ad Alghero il totale dei nati è stato di 319 e si sono registrati 2 parti gemellari. Nel 2010 i nati erano stati 194, numero ridotto dovuto alla chiusura della sala di ostetricia, all'epoca in fase di ristrutturazione. Le femminucce hanno superato i maschietti, 165 infatti sono stati fiocchi rosa contro 154 azzurri. I parti spontanei sono stati 201, mentre quelli cesarei 118. E tutto sommato è stato un fine settimana di Capodanno tranquillo, non ci sono state situazioni di pericolo per cui si è reso necessario l'apporto delle forze dell'ordine, solo qualche intervento dei vigili del fuoco. Sentiamo. E il fine settimana di Capodanno è stato tutto sommato tranquillo rispetto agli interventi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per spegnere l'incendio di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Molto probabilmente si è trattato di un gesto vandalico, ma non ci sono stati gravi problemi per domare il rogo. Altro intervento piuttosto particolare, ma legato alle avverse condizioni climatiche di questi giorni, che come detto hanno impedito lo svolgimento del concerto di venerdì 30 dicembre al porto, per le forti raffiche di vento fino a 60 km orari, è quello che ha visto sempre i vigili del fuoco intervenire anche nei parcheggi della discoteca La Siesta, perché il pulmino per il trasporto dal ghiera locale si era impantanato nel fango. Le operazioni sono durate alcuni minuti e poi il mezzo è stato nuovamente rimesso nelle condizioni di potersi muovere ed effettuare il servizio di navetta. E ora diamo la linea alla regia per la pubblicità, tra poco.